Fano sapeva che sarebbe stata una partita difficile, l'aveva preparata con la consapevolezza che forse sarebbe stata la più complicata a livello agonistico per le caratteristiche del suo Chieti, che tra l'altro è stata una delle squadre che ha perso di meno nel girone di ritorno. Direi che effettivamente è stata una partita dura, però insomma alla fine il Fano in qualche maniera l'ha portata a casa. Ha qualcosa da recriminare o rimproverarsi per il fatto magari di aver avuto più di un tempo la superiorità numerica? Guardi, io vorrei parlare poco di calcio, ma quello che è accaduto non sa di calcio, perché penso che oggi abbia perso lo sport, a prescindere. È una squadra molto, ma molto giovane, e appena siamo arrivati al campo siamo stati aggrediti. Da appena siamo arrivati in mezzo al campo, non voglio fare, ci sarà sicuramente qualcuno che sarà predisposto a far vedere quello che è accaduto, perché ci saranno dei video sicuramente. Io penso che il calcio e lo sport, a prescindere, queste cose viste oggi non vanno viste, perché ripeto, la mia è una squadra non giovane, troppo giovane, e ha influito molto sul risultato finale. Di calcio si può parlare ben poco, perché penso Beh, che, una partita c'è stata, sai, adesso arriviamo, però è stata sicuramente condizionata da quello che è accaduto prima, e anche l'espulsione, se c'è un video, ci sarà un video, si vede, mi auguro che sicuramente si vedrà quello che è accaduto. Detto questo, io penso che sicuramente il Fano ha fatto la sua partita, perché un uomo in meno si è messo là dietro e cercava solo qualche piazzato, quello che è accaduto poi nel secondo tempo. La partita l'abbiamo fatta noi, abbiamo trovato sempre noi il pallino del gioco, abbiamo giocato sempre noi. Noi perdiamo una partita senza subire un tiro in porta. Però ribadisco, mi riparlare di calcio mi sembra molto, ma molto riduttivo. Quello che deve essere, che deve far segnare, cioè deve essere un segnale, qua noi facciamo uno sport, poi al di là dello sfottò, perché ci può stare. Ma ci deve essere sempre rispetto, perché dall'altro lato ci possono essere i figli di quello che è accaduto, di quelli che adesso stanno qua. È quello che non mi è piaciuto a me. Ha perso lo sport, a prescindere.